Stavolta è che ho fatto partire il video quando era appena finita la sigla, quindi il titolo è impiegato ad apparire per quello. Ciao a tutti ragazzi, sono Zeta, benvenuti a questo nuovissimo video di Zeta su Pokémon Diamante Lucente. L'ultima volta ci eravamo lasciati con i nostri arrivi ad Evoboy, la città della seconda palestra, dove dobbiamo ottenere la nostra seconda medaglia e intanto procurarci una bici per procedere nelle città della prossima regione. Comunque, l'ultima volta ci eravamo lasciati con soprattutto dover parlare ancora con tutte le persone qui ad Evoboy. Avevamo incontrato per la prima volta il Team Galassia, conosciuto l'allenatrice Demeter del Mosco Evopoli. E la prima cosa che avevo detto che avevamo fatto in questa puntata sarebbe stata andare a combattere i allenatori pescatori che ho bypassato nel breve percorso prima di Evopoli, perché ho detto come subito dopo il bosco non c'è già Evopoli. A quanto pare no, c'erano alcuni allenatori che si potevano già affrontare, ma si potevano anche tranquillamente evitare, però questa volta avevo detto che li cagavo. Quindi in questa puntata la cominciamo con questi allenatori. Se siamo rapidi facciamo tempo anche parlare con tutti quanti quelli della città. In ogni caso è l'occasione perfetta, visto che sono tutti pescatori, di aumentare la mia amicizia con Bonnie, il Budiu. Sto essere seduto a pescare, un tipico degli adulti. Vediamo un po' se questo va a combattere. Visto, ho pescato un'allenatrice bella vivace, lottiamo! Non le sopporto quando fanno così i pescatori, sinceramente. Comunque, parte la sfida di Indro. Bene, partiamo con i nomi strani. Oggi ho cominciato a registrare un po' prima rispetto all'ultima volta. Quindi spero di riuscire ad arrivare al posto in cui si trova il sesto membro della squadra ufficiale entro le 10 di mattina, perché altrimenti poi dopo la probabilità di trovarlo si abbassa. Avevo già cioè, allora, Idobusa non mi confonde mai nessuno, questa è la volta sfigata che mi colpisce qualcuno. Beh, ecco, bravo Bonnie, che comunque usa assorbimento. Vi ricordo che se non salgo con l'amicizia con Bonnie, lui non si evolverà mai Goselia, quindi è anche per questo che combatto. Vai, assorbimento. Poi non è più confuso, dai. Queste lotte dureranno un'ora, ragazzi. Ok, intanto Stefano sarà a livello 20. Tutti quanti si sono evoluti, tranne Bonnie per l'appunto. Come ho potuto lasciare sfuggire una vittoria così grossa? Verità, sottovalutare un piccolo bocciolo di fiore. Non abbocca niente, tanto vale fare una pausa. Questo già mi piace di più. A te la sfida di... Questo qui secondo me ha tutti i Magikarp. Guarda, ma perché in ogni gioco ci deve essere l'allenatore con solo Magikarp? Pure il nero e bianco, pure il Pokémon bianco me l'ho ritrovato nel post-game, però me l'ho ritrovato. Ok, meno male che hanno delle statistiche del cavolo di Magikarp, perché non si evolvono, quindi... Ho notato adesso che i Pokémon in questo gioco hanno il verso anche di sconfitta, che non è solo il verso normale abbassato di un tono, come si può dire, tipo il re minore, ma è proprio un altro verso. Sentite? È diverso. Vai, fuori pesci, Bonnie, ti affezionerai a me. Poi dopo per l'ultima evoluzione mi serve una pietra che non troveremo mai fino alla fine del gioco, ma ho letto che la troveremo nel post game, ma sti cazzi. Quindi in questa serie Bonnie sarà un po' come la Sam in Pokémon Rubino Omega, cioè non si evolve fino alla sua ultima evoluzione finché non raggiungo il post game, ma quelli sono dettagli. Ho perso il conto dei pesci farciti intanto per il forno. Basta accettare la magica per continuare a lottare. Ne ha ancora due ragazzi di pesci da mettere sulla griglia.
No, perché poi suppongo che siccome i Pokémon sono gli animali di questo mondo, cosa cacchio mangiano gli umani, eh? E gli altri Pokémon, cioè. Un ordine naturale ci sarà delle cose. Vedi palesemente che alcuni Pokémon sono erbivori, altri sono carnivori, altri sono piante, altri sono pesci, eccetera, eccetera. Oh, beh, avrei dovuto prendere la cosa più seriamente. Vi immaginate, a un certo punto non cagavo le scritte e mi saltava fuori un Gyarados. Ho pescato dei Pokémon molto forti, lo temo un po'. Questo c'ha un Goldeen e un Seeking. Sparo, secondo me. Allora, altri Pokémon. Magikarp. Già partiamo male. Vai, Bonnie. Non dice ancora quanto su di te il personaggio, quindi dovrà far salire l'effetto. Perché anche in base a quello che dice il personaggio, quando va in campo il Pokémon definisce, fa capire il grado di affetto. Però non mi ricordo se in questo gioco è una cosa che c'è di solito o se c'è. O se è una cosa. Cioè, se è una cosa che dice ogni tanto. Beh, in ogni caso è sicuro che con Bonnie ho combattuto poco, perciò. Un pesce che conosce una mossa di tipo volante. Immagino che me l'abbia tirata col codo che è in testa. Vai. Le. Magikarp. No, il Seeking non ce l'ha. Me lo aspettavo, ma non ce l'ha. È passato un giorno dall'ultima volta che ho registrato, invece perché si è passati gli anni. Ma va bene. Oggi ragazzi non ho tirato troppo la voce perché. Sono. C'ho un po'. Le 10 avevo mal di gola, quindi. Quando perdo divento un groviglio di emozioni. Ha detto groviglio perché aveva la cara da pescare, ti prego, non dimmi di sì. Va bene, direi che le abbiamo partite tutti, li mettiamo Bonnie al suo posto, ecco qua. Allora, vediamo cosa c'è di qui, dimmi un po' che è un nuovo, ti prego, non si... Perché sei poi Piduf, basta Piduf. Dio santo, guardate cosa dice con il mio, con Pingu, dice il personaggio, conto su di te, questo significa che l'affetto... Che se c'è tra l'alleatrice tra me e Pingu è alta rispetto a quella che c'è tra me e Bonnie. È una cosa che aumenta in base a quanto combatti con un Pokémon. Dai, in ogni caso, perché cazzo io in tutti i posti nuovi che arrivo aspetto, che ne so, i Drifloon e altre robe. Ci sono i Bidoof, basta, che si avvicina all'acqua, ma in tutta Sinnoh c'è l'acqua, cavolacci. Significa che devo trovare i castori perennemente. Ma è la volta decenza di darmi qualcos'altro? Che non siano strade Six, che l'avevo visto all'inizio, intendo. Ok, abbiamo raccolto le bacche, c'erano delle bacche, perché evitare, perché non raccoglierle? Qui c'è una Pokéball. Pozione, per la precisione, bene. Ok, adesso abbiamo esplorato questo breve percorso come si deve. Allora, avevo notato l'ultima volta che c'è una Eclat in galassia, infatti è ancora lì. Bene, mettiamo di nuovo del centro Pokémon, curiamo il nostro Bonnie principalmente, poi parliamo con tutti, che io posso sempre parlare con tutti a partire da quelli del centro Pokémon. Grazie per l'attesa, è stata scuola di perfetta forma, va bene, arrivederci. Vediamo un po'. Ciao, splendida allenatrice, che Pokémon hai con te? Questa applicazione per i Pokémon che ti mostrerà il livello di amicizia che hai con i tuoi Pokémon. Oh, grazie. Verifica amicizia. E verifica amicizia indica quanto è forte l'amicizia fra te e i tuoi Pokémon. Poi vi spiego come, fra un attimo. Il Team Galassia ha preso il mio Pokémon. Hanno preso anche quello degli altri. Qualcuno dovrebbe indagare, ma il Team Galassia è un po' inquietante. Che cosa fanno i miei Pokémon? Se uso rivitalizzato su un Pokémon che ha dato KO, potrei tornare a lottare. Allora ragazzi, Pokécon, il verifica amicizia, eccolo qua, c'è il Pokécon, eccoci qua. Verifica amicizia dovrebbe essere... Aspettate che lo trovo, è questo qui. Allora, fondamentalmente io, se clicco sullo schermo e alcuni Pokémon mi vogliono bene, questi... Io adesso premo tipo A sullo schermo, lo sto per prendere, tipo così.
Adesso lo poi muto, vedete come sto avvicinato al stume. Se qualcuno mi vuole bene, si avvicinano al pulsante, al dito, insomma, dove sono io adesso. Nel caso in cui nessuno invece mi voglia ancora bene, vuol dire che non mi vogliono ancora bene. Come si capisce che ti vogliono bene, non solo con il fatto che se clicchi poi dopo loro vengono dove stai toccando. Ma si capisce anche per il fatto che quando arrivano lì appaiono dei cuoricini. Quando appaiono due cuoricini grandi grandi da un Pokémon, vuol dire che lui ti vuole bene al massimo. Ok, quindi siamo un po' indietro qua con gli affetti. Casa delle spette sotterranee, carati nell'avventura. Oh, i sotterranei, i grandi sotterranei, un'altra meccanica nuova aggiunta in questo remake. I grandi sotterranei sono i nomi, ci sarà da divertirsi. Sono il primo ad essere stato nei campi sotterranei a scavare cunicoli. Vuoi chiamarmi l'esperto dei sotterranei? Mi chiamano tutti così. Ti voglio regalare una cosa, fanne buon uso. Ho ottenuto l'esploro kit, grazie. Usa l'esploro kit che trovi nella tasca strumenti base per andare nei campi sotterranei. È un posto, ragazzi, in cui si trovano un sacco di robe interessanti e un sacco di Pokémon potenti, e lì è meglio non andare. Permettimi di darti istruzioni su come diventare un avventuriano sottosuolo di tutto rispetto. Coraggio, seguimi. Io volevo parlare anche con lo scienziato lì che ha sempre sempre la faccia un po' così. Prima cosa, fai nei gatti sotterranei. È molto semplice, basta usare l'esploro kit e mettersi all'esterno. Dentro l'edificio nelle grotte non funziona. Forza, fai subito un tentativo. Sta facendo tutto lui, eh. Sta facendo tutta la guida. Oh, eccoci qua. Oh, c'è Pedro, ciao Pedro. E in alto c'è la mappa. Ciao Gianna, è la prima volta che vieni qui. Allora, benvenuto nei grandi sotterranei di Sinnoh. Ti trovi nell'enorme complesso di grotte del sottosuolo di Sinnoh. Eh? Cosa ci faccio in un posto così grande? È un po' difficile da spiegare. Vedi, qui sotto puoi fare quello che ti pare. Ad esempio, puoi scavare cerchi di tesori o creare una base segreta. Base segreta abbiamo già visto i Rubino Omega. Il concetto è quello. Dovresti parlare con l'esperto dei sotterranei Evopoli, se vuoi sapere di più. E ricorda, quando vuoi tornare in superficie, premi Y. Ora devo lasciarti, ci si vede in giro. Fondamentalmente, ragazzi, in questo posto si possono trovare una marea di materiali, tipo che ne so, pietre evolutive, materiali rari, eccetera, eccetera. Quel puntino là in alto rosso sono io. Lo vedete sulla mappa in alto a sinistra. Quel 00 su 40, non so cosa sia, i punti di domanda invece so qua sono le stanze in cui si trovano i Pokémon. Per i Pokémon qua dentro sono piuttosto overlivellati, diciamo, e quindi è meglio non metterci conti. E lì incontriamo quella dinamica in cui si incontrano i Pokémon invece i titoli che introdussero questa ottava generazione Pokémon, ossia Pokémon Spada e Scudo. E Pokémon Spada e Scudo, i Pokémon li trovi che gironzolano in giro, ti ritrovi che appaiono all'improvviso. E quindi se adesso io vado qui, altro deve fare da qui, come vedete, che tipo c'è già un Pokémon, ecco. In Spada e Scudo fate conto che li incontrate tutti così i Pokémon. Quindi vabbè. Quindi ah sì, quindi se io entro mi sblocco la zona punto di domanda, capito? Vabbè, la cosa più interessante comunque sono i punti in cui scavare. Che adesso se ne trovo uno ve lo faccio vedere. Tipo dovrebbe essere dove stanno i punti scavativi. Questi, ecco. Dove ci sono quei gombi gialli in alto a sinistra sulla mappa è un punto in cui possiamo provare a scavare. C'è una leggera sporgenza. In queste aree di scavo possiamo trovare degli oggetti che ci saranno utili negli extra. Quindi io i grandi sotterranei li farò solo per questo. Off camera, ovviamente. I Pokémon non li carico, ma i materiali mi servono. Ce l'ho appunto nascosto nell'esploro kit. Ecco, come cercare tesori e Billy. Ho messo un martello e una piccozza nel tuo esploro kit. Usa per poter estrarre il tesoro nascosto all'interno delle pareti rocciose. Sono sicuro che riuscirai a trovare delle co belle cose prima che le pareti crolli. Ce la puoi fare, buona fortuna, giovane. Quattro oggetti rilevati intorno alla parete. Beh sì, allora, più martello. Se si faccio così. Là in alto vedete che tipo si è mosso lei, che quando arriva a sinistra la riga, quando si esaurisce, crolla tutto. Oh, attenzione, ho già trovato qualcosa, vai. Trovato, uno. Perché poi qui il problema è che decide dove scavare perché c'hai le martellate contate. Poi dopo faccio fatica a muovermi perché. Oh, attenzione, un altro. Perfetto, un altro, siamo a 2 su 4. C'è del metallo inscavabile. Là c'è una riga che ogni volta che martello vedete che avanza. Quando raggiunge la fine abbiamo finito il nostro tempo per scavare. Attenzione, un altro.
Dio, questo mi sa di qualcosa di grosso, davvero. Che cazzo è? Ma che cos'è sta roba, ragazzi? Questi sono minerali, questi sono tesori veri. Ah, l'ultimo non lo troviamo, mi sa. Ah! La parete è crollata. Cosa ho trovato? Ho trovato la bile blu S, la bile blu S. E ecco la cassa del tesoro, uno scrigno grazioso. Comincia a brillare, vai, voglio vedere cosa c'è dentro, sono curiosissima. Una statua di Staraptor, figo, questa immagino che si possa vendere. Vabbè, in ogni caso, quasi quasi io sarei, io punterei ad esplorare tutte le zone punto di domanda, sta di fatto che mi sa che sarà tutto sbloccato a fine gioco, quindi mi sa che qui ci torneremo a fine gioco. Provo ancora una volta a scavare e poi ci andiamo premendo Y, perché poi devo riprendere la maniera della minatrice, non lo so più. 4 oggetti rilevati, vai, vado subito in alto a sinistra. Non c'è un cazzo in alto a sinistra. Una volta che capisco che da queste parti non c'è niente, è meglio che mi sposti. Oh, uno sì. Secondo me sono al centro. Oi. Ma ditemelo subito che posso spaccare con questo martellone più grosso. In ogni caso ho trovato solo una cosa. Pum! Cazzo, avevo già sgamato il secondo. Vabbè, cosa ho trovato? Una pietra dura, grazie. E questo è proprio un oggetto, pietra dura. Non mi ricordo cosa fa, ma lo fa. Bene ragazzi, direi che possiamo premere Y. Non so cosa sia 0 su 40. Vediamo la mappa. Mamma mia ragazzi, quanto grande la mappa, fighissimo. Fighissimo, peccato che io vorrei vederle tutte quante in un colpo solo le mappe. Quindi ragazzi direi che torniamo in superficie per ora ed esploreremo tutti quanti i grandi sotterranei per bene a fine gioco. Vedo che sei andata nei grandi sotterranei come ti avevo richiesto. Bene, eccoti la tua ricompensa. Una biglia rossa S, grazie. Ma che servono queste biglie? Non lo so. Nei gai sotterranei ci sono poche che non si vedono da queste parti. Incontrare un esemplare rago è 100 volte più divertente. La strada per diventare un avventuriale sottosuolo è ancora lunga. Se vuoi sapere di più non esitare a fare domande. Io volevo parlare con l'ultimo tizio che c'era qui dentro in croce. Nuovo di zecche, gatta sotterraneo, indica la possibilità di ubicazione, la possibile ubicazione di tesori e billi. Sullo schermo per vedere la tecnica di posizione precisa. Forza, cerchiamo i tesori, io vengo da Mineropoli, lavoro al museo. L'esperto dei sotterranei mi ha insegnato a trovare Billy e i tesori. Prima di mettermi a scavare ti do qualche consiglio. Mentre scavi ti capiterà di trovare delle rocce scure. Sono molto dure, se le colpisci troppo la parete crollerà. Se lo tieni a mente diventerà anche tu la scavatrice di tesori di prima categoria. Qui c'è un negozio di bici! Hai visto la nostra sede? E ti ingalassa così tanti soldi da poter costruire l'edificio in un attimo. Il mio amico ha detto che Team Galassia gli ha sottratto il suo dorato Pokémon. Io non ci credo molto, quelli di Team Galassia sono tipi giusti, non mi sembrano dei delinquenti. Si dice che questa città sia antica, vedendo tutti questi palazzi non si direbbe. Nel corso di bici di Gigi Manubrio, Gigi, salta sul pedale, dai regalami la bici. Il proprietario è andato alla sede del Team Galassia e non è ancora tornato, chissà so cosa lo trattiene. Ah, in tutto ragazzi si può capire che questo gioco del Team Galassia non è proprio, non parte proprio come un'organizzazione criminale, poi vedete, lo capirete anche dal fatto che l'edificio, poi lo vedremo, è bella mostra. Ma parte come si capisce in realtà un'organizzazione di ricerca e di sviluppo tecnologico. Non parte come organizzazione criminale Team Galassia. E proprio non è più come una volta. Ah, non ci sono più. Vabbè. Qui c'è, vabbè, negozio. A
Ascolta i bete, può farmi sono cacciato di qua nel bosco dei popoli, dove poi cercherò sempre di avere con me una furia di fuga. Se ti per vedere i Pokémon Market ti offriranno strumenti migliori. Vediamo a proposito se hanno aggiornato il loro inventario. Sì, hanno aggiornato un pochino. Farò seguire il consiglio del tipo e mi prendo 10 fughe, una decina di fune di fuga. Grazie mille. E adesso vi faccio anche una bella scorta di pozioni super, ce l'avete? Grazie mille. Cioè, avete anche le curable, vedo. Ma le curable non mi interessano. Ho ancora 24 Pokéball, dai. Cosa vuoi che sia? Le Vegaball non le vedo ancora. Da quando è stata costruita la sede del Team Galassia, l'atmosfera cittadina si è fatta più tesa e spiacevole. Non so cosa stiano combinando lì quei tizi. Condominio di Roberi, si esegue analisi onomastiche. Ah, c'è il giudice onomastico, quello capito. Sono il custode dell'edificio, faccio la guardia 24 ore su 24. Minchia, quando dormi, domanda. Ehi, ciao, sono il giudice onomastico, l'esperto di nomi. Vuoi che valuti il tuo soprannome dei tuoi Pokémon? No. Capisco, tu la fammi visita, questo ti permette di cambiare nome i Pokémon. Scusa, non è che per caso è proprio chiamato Weezer? Vuoi scambiare come Shuttle? No, non ce l'ho il castillo. Il tipo la lonte a due code. Ah, ok, ho capito. Non importa se non ti va, ma se cambi idea farò subitissimo. Così ci scambiamo qualche Pokémon. Se ti dico che non ce l'ho, il Buizel. Gardena è la nostra capopalestra. Intanto va al bosco. Chissà che cosa ci va a fare. Parlando di bosco, ricordiamoci che c'è una zona accessibile solo con taglio. Che poi devo visitare a tempo debito, dopo la seconda medaglia. È da tanto che ho questi metti in riciclo, ma ormai non mi servono più. Spero proprio che a te siano utili, giovane allenatrice. MT67, riciclo non so che serva. Ok. Che musica rilassante. Nei grandi sotterranei si trovano delle pietre luccicanti per terra. Ho raccolto molti bolli e ho mi divertito ad attaccarli sulle mie capsule. Sono prontissimo a partecipare al Super Dai Show di Quirripoli. Medaglie delle palestre e vittorie delle super gare. Pare esserci più di un modo per diventare vincitori. Ti auguro di trovare qualcosa in cui tu possa ottenere la vittoria. Evviva, la mia base segreta ha ricevuto un mi piace! Ok. Ok. Allora, che mi hanno visto, c'è la palestra, possiamo già andare in palestra, mi stai dicendo. Capopalestra Gardenia, regina dei Pokémon tipo Erdo. Cosa dice? Andare nei grandi sotterranei con l'esploro kit è una cosa pazzesca, vero? Visto che sei a Vopoli, approfitta per fare un giro in bici sulla pista ciclabile. Qui c'è un'ultima casa, poi vedi in palestra se si può già andare. Una casa vuota, fantastico. Posso già entrare? O mi dice che è Gardenia occupata? Oi Gardenia, ciao! Nella mia palestra è il suo lotta con la capopalestra finché non sono state battute tutte le relatrici nascoste. Ti aspetto all'interno, in bocca al lupo sfidante! Ah! Ah, poi ti posso già fare la palestra, mi state dicendo? Va bene, aspetti un attimo, signora Gardenia, devo finire di parlare con la gente. Beh, signori, direi che allora facciamo. Prima faccio qua questa recluta con cui parlare. Ehi, tu! Sì, tu, allenatrice! Vabbè, non importa, sempre forte. Non ti sotterrò, ti lascerò tenere i Pokémon, vai pure. Volevi rubarmi i Pokémon così. Oh! Oh! Salve! Oh, quello è un Pokédex! Stai aiutando il professor Rowan allora! Come ti chiami? Bene, Giada, non scorderò questo nome. Io mi chiamo Camilla, sono un'allenatrice come te. Da un po' sto studiando la mitologia dei Pokémon, così per curiosità. Qui ai Vopoli c'è una statua che tiene un Pokémon antichissimo. Secondo la leggenda è un Pokémon davvero potente. Chissà, magari potresti incontrare qualcosa di simile mentre viaggi con il Pokédex. Ah, provo a usare queste, ti torneranno utili durante il viaggio. Oh, MT93, aspetta, scommetto che taglio. Taglio, visto, lo sapevo. Sarebbe arrivata però poi. Se uso il taglio sul del Pokécon potrei raggiungere luoghi che prima erano inaccessibili. È una cosa molto importante per completare il Pokédex, no? Che la fortuna sia con te, allenatrice. Grazie, grazie.
Siete ti incalasci dei popoli, vogliamo i tuoi Pokémon, attenzione, minacciosissimo. Ci sono degli alberi davanti alla vostra sede di Galassia. Qui cosa c'è? Ah, un'altra casa. Vai di attuare un effetto straordinario, ma i tuoi Pokémon non piaceranno affatto. Sono amarissimi, qui del costo delle erbe. Bisognerebbe inventare dei rimedi attuali che non siano amari. Sarebbe un grande progresso per la scienza poristica. Vediamo un po'. Oh, eccolo qui! Pare che questo sia un Pokémon vissuto moltissimi anni fa. Eccolo qua, Dialga. Leggendario del gioco. Sulla statua del Pokémon c'è scritto qualcosa. Creazione di Dia, affacci d'oro del tempo. Nel riso, nelle lacrime, il tempo scorre. Eccezioni. La benedizione di Dia. Il testo è a tratti è sbiadito e quasi illeggibile. Eccolo qua, Dialga. Questo ragazzo è il leggendario del gioco. Dialga si chiama, ve lo dico già. Di qua non posso andare, c'è una Pokéball finché non ho ottenuto la possibilità di usare taglio fuori dalle lotte, perché lo so che mi serve. Che mi serve taglio per. Ehi, sì, dico a te, sto lontano da quella statua! Il Team Galassia sta conducendo delle indagini ufficiali! Senti, è una statua, non è che la prendete un pugno, è bella poi. E va pubblicità antica. Qui c'è il percorso 211. No, ragazzi, dopo aver finito quello che dobbiamo fare qua, vedremo di passare per la pista ciclabile, già ve lo dico. Il Vopoli fu costruito in onore di un Pokémon antico. Sono cambiate molte cose, ma le più importanti no. Spero che rimanga così per sempre. Ma perché io esco dalle casche, devo uscire dalle casche? Comunque, ragazzi, se avete 7 minuti, la palestra non la facciamo adesso, però la facciamo nel prossimo episodio. Hai visto la statua del Pokémon? Quando ero piccolina era celebrata in molte feste. Bene, ragazzi, fermiamo la puntata qui. Nella prossima puntata vedremo di fare un bel po' di roba perché voglio battere la palestra. Poi dopo dovrò andare a sedere Team Galassia, non c'è neanche bisogno che ve lo dica. Ma intanto salviamo qui davanti e ci vediamo più tardi. Non riesco a premere i pulsanti oggi, porca, guarda.